Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dal consueto bilancio giornaliero sull'epidemia a Prato e provincia. Resta alto il numero dei decessi. Nelle 24 ore che sono appena trascorse sono ben 5 i morti. I nuovi casi invece sono 71. Facciamo il punto nel servizio di Nadia Tarantino. 71 nuovi contagi e 5 morti nell'area pratese nelle ultime 24 ore. Due donne di 82 e 78 anni, decedute rispettivamente all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze e al Santo Stefano di Prato, e tre uomini di 74, 82 e 92 anni, il primo morto all'ospedale di Pistoia e gli altri a quello di Prato. Il bilancio delle vittime continua a essere sempre pesante, con le ultime sale a 437, il totale dei pratesi che non ce l'hanno fatta a superare il coronavirus. È invece a quota 18.176 il complessivo dei casi positivi. In Toscana si contano 937 nuovi contagi e 41 morti per un totale di 5.551. Le ultime vittime sono 24 uomini e 17 donne, età media 78 anni. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 26.000 tamponi con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 12%. Sono 1.999 i pazienti ricoverati negli ospedali toscani, 8 in più rispetto a ieri, 275 dei quali in terapia intensiva. Sempre in sofferenza le strutture sanitarie pratesi che continuano a registrare numeri altissimi di ricoveri. La Toscana è tredicesima in Italia per numerosità di casi, con Prato che vanta il triste primato di provincia con il più alto tasso di notifica, 7.070 positivi ogni 100.000 abitanti rispetto a una media regionale di 5.534 e nazionale di 6.181, mentre è dodicesima per tasso di mortalità, con Prato che anche qui compare tra le province con un numero di morti tra i più alti in rapporto alla popolazione. 6.000 confezioni di un prodotto cinese sospettato di essere spacciato per farmaco anti-Covid sono stati sequestrati in una rivendita all'ingrosso dai carabinieri del NAS di Torino dopo un primo sequestro effettuato in un negozio di generi alimentari del capoluogo piemontese. I militari sono intervenuti con i colleghi di Firenze, con quelli di Prato e di Signa. Diverse le perquisizioni effettuate su ordine della Procura di Firenze nelle sedi di Prato e dell'Interland Fiorentino. Tutte riconducibili allo stesso grossista, un cinese di 50 anni, che è stato denunciato. Le 6.000 e passa confezioni sequestrate avrebbero fruttato profitti che gli inquirenti hanno stimato in oltre 60.000 euro. Fine settimana di Pasqua impegnativo per i carabinieri di Prato, impegnati con le altre forze dell'ordine nel far rispettare le disposizioni anti-Covid. In questo ambito spicca la sanzione inflitta al titolare di una macelleria che il giorno di Pasqua aveva aperto il negozio nonostante il divieto. Con i militari si è giustificato specificando che non si poteva privare l'utenza del classico agnello durante le festività. Alla sanzione è seguita il provvedimento accessorio di chiusura per 5 giorni dell'attività. Sono state controllate complessivamente 412 persone, 37 attività commerciali, sono state levate 39 multe per mancato uso della mascherina, gli assembramenti e gli spostamenti immotivati sul territorio. Passiamo ora al bando che il Comune di Prato sta per pubblicare per dare una mano alle attività, soprattutto commercio, ristorazione e anche settore turistico che più di altre hanno subito gli effetti della crisi. Ebbene, per loro sono previste 1.000 euro a testa, ma non solo, sentiamo. 1.000 euro a testa per le attività di ristorazione, del commercio, dei servizi alla persona del settore turistico che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 25% e per i coraggiosi che hanno aperto i battenti nell'anno in cui è iniziata la pandemia almeno 500 euro a testa che possono aumentare in base ai mesi di apertura. Ecco in sintesi il bando sostegni che il Comune di Prato ha presentato oggi e che pubblicherà dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale prevista il 22 aprile. 1.000.000 di euro in tutto le risorse a disposizione che dovrebbero essere assegnate entro la fine della primavera. La graduatoria sarà in base alla maggior perdita subita in ordine decrescente. Vogliamo, come dire, in qualche modo stare vicino alle imprese piccole che caratterizzano il nostro territorio e che in questo momento si trovano in grande difficoltà. Il bilancio 2021 è pesantemente influenzato dall'emergenza sanitaria e nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere modificato proprio per adeguarsi a eventuali nuovi contributi statali e per venire incontro alle esigenze del territorio.
del territorio. Le risorse del fondo governativo 2020 non ancora spese, pari a 5 milioni e mezzo, dovranno prioritariamente coprire le minori entrate 2021, attualmente stimate in circa 1 milione 800 mila euro. Lo stanziamento iniziale per la spesa corrente emergenza Covid sfiora i 4 milioni di euro, di cui 1 milione 200 mila euro coperti con fondi statali, il resto con risorse comunali. Il bilancio è sano e ci permette di fare interventi anche di sostegno alle situazioni di fragilità, penso agli interventi nel sociale, nella scuola, nello sport, che hanno contribuito, almeno speriamo abbiano contribuito, a cercare di, come dire, arginare una ferita che certo c'è. Parliamo invece delle difficoltà che sta registrando il distretto tessile. Nonostante la ripresa del mercato cinese, l'export perde un quarto rispetto al passato. Alessandra Grati. Una perdita di oltre 500 milioni di euro dovuta al calo dell'export, nonostante nell'ultima parte dell'anno siano cresciute le esportazioni del distretto pratese verso la Cina. A scattare la fotografia è il monitor dei distretti della Toscana realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, che ha registrato una perdita dell'export del settore tessile e abbigliamento del 23,4% rispetto all'anno precedente. La ripresa del mercato cinese, che comporta un incremento del 45%, non è riuscita a colmare le perdite del mercato svizzero, meno 33%, e di quello tedesco e francese, dove si è raggiunto un meno 10%. Male anche il settore delle macchine per l'industria tessile, dove il calo è stato del 30%. Il settore della moda e dell'abbigliamento è stato il più penalizzato per la sospensione delle attività nei mesi di marzo e aprile, per la revisione dei consumi e per le limitazioni agli spostamenti. Poco è cambiato rispetto a sei mesi fa, il commento di Maurizio Sarti, presidente di Sistema Moda Confindustria Toscana Nord, eccetto la ripresa dell'America e quella della Cina. Il resto è tutto bloccato. Siamo nelle stesse condizioni dei ristoratori. Mancano gli eventi sociali che sono alla base della moda. Intanto si guarda con preoccupazione al periodo delle fiere. A luglio ci saranno i primi appuntamenti a Parigi e a Milano, ma per ora non è ancora stato stabilito, vista la situazione sanitaria, se saranno in presenza. Si è addormentato in mezzo alla strada dopo aver alzato troppo il gomito. L'uomo, un trentenne pakistano, è stato denunciato dalla polizia per ubriachezza e per non aver rispettato le norme anti-Covid, visto che è stato trovato fuori casa dopo il coprifuoco. È successo la scorsa notte, gli agenti lo hanno trovato disteso in via Roma, proprio in mezzo alla carreggiata. Svegliato, è risultato essere completamente ubriaco. Con sé non aveva documenti ed è stato quindi portato in questura per l'identificazione. A suo carico sono emersi precedenti di polizia. Cambiamo decisamente argomento e andiamo in Piazza Duomo, dove dalla scorsa settimana c'è un nuovo bancomat che colma quindi il gap di questo tipo di servizio nel centro storico. Vediamo. È finalmente operativo il bancomat di Piazza Duomo, installato da Banca Alta Toscana Credito Cooperativo per dare un servizio in più a chi abita, lavora e frequenta il centro, rimasto con solo due sportelli ATM dopo la chiusura di alcune banche dentro le mura. I vertici dell'istituto di credito hanno inaugurato l'area self alla presenza del sindaco Matteo Bifoni. Il comune infatti si è attivato da subito per trovare banche che fossero disponibili a investire per colmare questo gap. Voglio ringraziare BCC Alta Toscana che ha accolto una richiesta che nasce fra l'altro l'assessore Marchi, adesso finalmente torna ad essere a disposizione chi frequenta il centro storico, c'era stata tanta richiesta. Per Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, che ha investito circa 80.000 euro, significa potenziare la propria presenza in città. Siamo la stessa banca che in primavera siamo intervenuti per l'acquisto dei respiratori per gli ospedali di Prato, di Pistoia e di Empoli, che purtroppo si sono rivelati così utili. Abbiamo quattro agenzie qui a Prato e siamo a servizio della comunità. Realizzato in un fondo all'incrocio con Via della Sirena, il nuovo sportello è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con accesso in sicurezza. Il bancomat tradizionale, questo varrà per tutta la clientela bancaria della Banca Alta Toscana e del resto del sistema bancario, ma poi quello importante è che è un servizio di cassa completo per i clienti della Banca Alta Toscana, che possono avvalersi di questo servizio 24 ore su 24 come se fosse assistito da un operatore fisico.
In occasione delle giornate europee dei mestieri d'arte, stamani il Comune di Prato, Confartigianato e CNA hanno sottoscritto la Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico, un progetto promosso da Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il settore, le sue eccellenze locali e le attività tipiche attraverso azioni coordinate a lungo termine. Nata 10 anni fa da un lungo percorso di condivisione e confronto, la Carta oggi è sottoscritta da 9 paesi, 15 regioni italiane, 3 regioni francesi e 15 soggetti tecnici specializzati nazionali e internazionali. Ora anche Prato e le sue attività artigianali entrano in questa rete. Andiamo alla biblioteca Lazzarini ora, perché aprile è mese della lettura e in questa biblioteca sono esposti i libri censurati. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Alessandra Grati. Aprile è il mese dedicato alla lettura. Il 23 si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, ma non è l'unico appuntamento che la Lazzarini propone ai lettori di ogni età. La Lazzarini ha pensato a 2 appuntamenti particolari. Il primo è Non leggermi ed è dedicato ad oltre 50 titoli che sono stati oggetto di provvedimenti di censura nel corso del tempo, titoli anche insospettabili come per esempio Il Mago di Oz oppure la saga di Harry Potter, ma anche ovviamente i versetti satanici di Salman Rushdie, oppure Furore. E poi c'è un altro appuntamento che riguarda invece un legame con il cinema, il prestito di testi che hanno poi dato il via a grandi esperimenti cinematografici, dal 2001 Odissea nello spazio a Blade Runner, tanto per citare soltanto 2 titoli. Dal 1 al 30 aprile sarà possibile anche alla Biblioteca Est e Nord prendere in prestito fino a 20 fra libri, film, audiolibri e musica. Intanto, a partire da mercoledì 7 aprile, saranno riaperte le sale studio della Biblioteca Lazzarini, in concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza nonostante il perdurare della zona rossa. Le persone stanno rispondendo, nonostante ci sia ovviamente una grande attenzione alla frequentazione dello spazio. Tra l'altro stiamo aspettando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la pubblicazione. Noi saremo pronti in biblioteca a riaprire le sale studio su appuntamento, una volta che uscirà il DPCM nuovo. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.